Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Andralink 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Come prima cosa di questo episodio facciamo evolvere Pester, andiamo su evoluzione, scegliamo fusione Yo-Kai. Scegliamo ovviamente Pester e Lama Furente, 1600 sfere che se ne vanno. Su, forza! Oh yeah! Proprio... Eccolo qua. Furio! Ovviamente la sua versione più potente sarebbe Homblu. Ma Homblu non ho la minima idea di come si trovi in questo gioco. Resto a Shibanyan. Oh yeah ragazzi, i livelli sono davvero davvero alti. Ma non mi dimenticherò di voi. Tranquilli. Tutti quanti salirete, più o meno, un giorno. Va bene così. Ora andiamo al centro di comando. Sergente, allora, che bisogna fare? La scorsa volta abbiamo completato una missione per Serena e K. Posso scegliere uno con cui allenarmi, ma penso che a un certo punto si possano fare entrambi. Usiamo oggetti di battaglia d'attacco. Accettiamo questa missione. Ovviamente ce le fanno fare tutte e due, volendo, perché devi imparare i diversi metodi di lotta. Pronti, capitano? Siamo pronti. Via. Oh, quanti yokai. Bene, ragazzi, ora ci occuperemo degli oggetti di battaglia. Usate degli oggetti d'attacco per annientare i nemici. Ce l'ho. Guarda un po', ce l'ho qua. Dove sono? Eccoli qua, va. L'ho usato, sono bravo? Va bene? L'ho usato. A quanto pare è andata bene? Non ne sono proprio sicuro. Oh, cos'è quello? Una bomba? Sarebbe figo se fosse una bomba. La piazzi e li fai secchi. Pronti? Andiamo, eccola! Sì, però fa danni solo se ci resti lì dentro, eh. Dai. Cos'è? Bomba incendiaria. Ah, un'altra, ok. Ecco, ce li fa trovare apposta questi oggetti. Beh, certo. Cosa mi aspettavo? Ok, devo... No, la porta sta sotto, ma devo ancora sconfiggere altri nemici che sicuramente staranno vicino alla porta, se non addirittura... Davanti? No, davanti no. Ah, lo sapevo che stavano qua sopra. Eh certo. Quale altro posto se no? Ok, pronti? Con la bomba? Vai! Fateli secchi, amici. Ah! Giustamente fa fuori anche me. No, no, è giusto. Spero che abbiate afferrato tutto durante l'allenamento. Ok, sì, praticamente se avete afferrato come usare gli oggetti. Più o meno, più o meno. È facile, ma si capisce al volo. Ehi, ehi ragazzi, allenamento grandioso oggi. Noi li abbiamo tutti, Fal K, K, Movie K e Tavolama. Continuate così. Beh, è forte, dai. Allenati con Fal K o con Serena? Beh, adesso facciamo con Serena. O facciamo prima Fal K? Affronta la squadra Serena. Andiamo a combattere prima con Serena, poi contro. Dai, oggi ci facciamo tutte quante le missioni di Fal K e di Serena. Poi ovviamente facciamo anche la sfida contro di loro, entrambe. Oh, che bisogna fare qui? Bisogna usare degli oggetti, ho letto, comunque sia. Sconfiggete tre Furio. I Furio sono molto potenti, grazie per avermelo detto. Ora sono molto più tranquillo. Ma dove si trovano questi Furio? Furio ce l'ho anch'io in squadra, quindi insomma, so che è forte. Certo. Ehi. Cos'è? Cosa ha fatto? È fastidioso usare il touchscreen perché sta messo male. Non posso usare i tasti per attaccare. È fastidioso. Ok, sconfiggiamo anche il secondo. Ah, stanno vicini. Bene, bene, bene. Pronti?
Dai, con te mi carico l'Energy Max e poi lo uso con l'ultimo. Per fare una cosa veloce, giusto? Andato. Ah, che sei tu? Che vuoi tu? Beh, fai il buono. Oh, ci sta vicino anche alla porta. Ottimo, meglio di questo. Sì, lo so che ho fatto cadere una sfera Onni. Non l'ho presa di proposito. Dai, dai, dai. Vai. Andato, ottimo. Signori, è stata molto facile e molto veloce. Sì, fantastico, gli avete dato una lezione. Che ne pensate? Il nostro stile di combattimento è divertente, no? Ve la siete cavata molto bene. Avete qualche domanda? Non so cosa è successo per un attimo. Si è... ha fatto un flash nero? Non vorrei che ci fosse un temporale in arrivo. Perché il tempo... No, questo... sto vedendo la finestra, il tempo era sole, c'era sole poco fa. Se arriva un temporale non mi dispiace, perché amo il tempo brutto e amo la pioggia. Tempo brutto, nuvoloni si intende, non tempo... tempo proprio da delirio. Tempo, insomma, nuvoloso con la pioggia. Mi piace. Ma non perché ho un animo dark, perché mi piace da quando ero piccolo, non lo so. Ero un bimbo strano e ora è peggio. Ora è peggio perché sono strano da adulto, quindi adulto poi solo all'anagrafe. Saliamo di livello però. Furio, amico mio, facciamo un livellino. Perfetto, bravo così. Sabbio. Per il momento Sabbio è l'unico curatore che sono... non è l'unico curatore che sono riuscito a trovare, però è quello che mi piace di più. Invece adesso ho Komasan. Guarda, li butto sul Leopigro. Tutti. Mossa ottenuta, schivata. Vai, li butto tutti sul Leopigro, via. 2, 3, a posto, vai. Tranquillo Leopigro. In genere Leopigro gli do gli scarti, proprio quello che ci avanza, no? Però stavolta ho voluto proprio farlo salire un bel boost di livello. Tanto facciamo un bel po' di missioni, a voglia qua a recuperare. Ok, ora sfidiamo la squadra di Serena. Allenamento con K. Andiamo. La squadra di Serena da chi sarà composta? Da Serena? Da Madrena? No, però se Serena è il capo, non può esserci Madrena. Che fa più forte di lei? Voglio solo vedere se ve la cavate contro una squadra collaudata. Cominciate cercando la squadra di Serena, non dovrebbe essere lontana. Già le ho viste le signorine. Beh, dovrebbe essere composta da sole signorine, eh? Essendo una squadra comandata da una donna. Che poi in realtà su Yokai Watch Sushi incontriamo appunto Falcappa e la sua gang. E quando uscirà Tempura in Italia, usciranno Sushi e Tempura, io giocherò Tempura e vedremo poi se comunque sia diverso. Detesterione, dovevo aspettarmi, spacignolo. Signorina, lei ha degli yokai amici di tutto rispetto. Però lei è debolissima. Venite al laghetto dei pesci gatto, facciamola finita. Va bene. Quindi vedremo se quando uscirà Yokai Watch 3 in Italia ci sarà anche su Tempura, perché giocherò Tempura per il canale. Se ci sarà Serena invece di Falcappa. Varchiamo questa soglia. Non potete ritirarvi indietro di fronte a questa battaglia, va bene. Blocco visuale, signori. Ok, perfetto. L'Energy Max ce l'ho quasi carico. Dai, dai, dai che carico. Wow. Così facile è stato? Cioè io, mentre cercavo di caricare l'Energy Max, guardavo lo schermo superiore, ma... botte. A destra a manca botte. E allora? Ah, l'allenamento è terminato, ora posso finalmente rilassarmi. A dire tutto sono un po' triste che sia tutto finito. Oh, ma non è ancora finita. Che c'è? Che vorresti dire? È successa una cosa terribile dopo che ve ne siete andati.
Il guardiano del laghetto dei pesci gatto, Vela Nera! Sta seminando il panico nei pressi del laghetto Zucca! Ma è terribile! Perché uno yokai del laghetto dei pesci gatto attaccherebbe il laghetto Zucca? Forse per tutto il trambusto che abbiamo fatto al laghetto. Dormiva sul fondo del lago e noi l'abbiamo svegliato. Ah, quindi quella voce che ho sentito al laghetto dei pesci gatto era Vela Nera! La mia squadra e quella di Serena lo stanno tenendo a bada. Abbiamo bisogno di voi, consideratelo come il vostro allenamento finale. Non mi sembrava tanto preoccupato, quindi l'ho fatto con un tono di voce un pochino più calmo. Però non andiamo ad affrontare Vela Nera ora. Dobbiamo fare un'altra cosa. Ecco, affrontare i K. Quindi suppongo che con Serena forse o avremo la stessa scena, però con Serena, ma non, o forse non avremo per niente la scena. Perché già ne abbiamo fatta una con Fal K, ci dicono le stesse cose? No, sarebbe stupido. Iniziamo raccogliendo un po' di sfere, che non fa mai male a nessuno. Questo yokai chi è? Car perso. Ah, ma questo è uno yokai. È di Yokai Watch 2 quello, Car perso. Ah, eccoli qua. Da dove siamo partiti prima allora? Ma pezzenti. Avete fatto girare mezza mappa di gioco. Dov'è? Ehi. Ma ti nascondi tu? Vieni qui, vieni, Movie K. Andato anche Movie K. Non si mette bene, vedi al laghetto dei pesci gatto, ci vediamo lì. Arrivo. Arrivo subito. Abbiamo forse scelta? Forza, al laghetto dei pesci gatto. Ma prima, oggetto 2. Wow, trappola Segnam. I K stanno già lì. Siete pronti? Più che pronti. Parto con l'Energy Max, sappilo. Avrò preso qualcuno? Che fa trappola Segnam? Non lo so cosa fa. Perché a quanto pare sono stato troppo veloce a sconfiggerli. No, ho perso contro Serena. Sì, hai perso contro Serena. Spero che tu non ti stia lamentando perché è una donna. No, 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 qui su questo canale proprio non si fanno certe cose. Il mostro del laghetto dei pesci gatto che però sta seminando il panico al museo, al laghetto Zucca, insomma, sta facendo un bel po' di danni e noi dobbiamo fermarlo. A col di brezza sconfigge Vela Nera, il guardiano del lago si è risvegliato. Ferma la sua furia a col di brezza. Andiamo, livello consigliato 15. Ci sto, andiamo. A volte si vince, a volte si perde, Vela Nera. Oi oi, si è arrabbiato, mi ha sentito per caso? Beh, una cosa su questo yokai sappiamo, che di sicuro non si muove. Ma sarà altrettanto facile sconfiggerlo anche se sta fermo in un punto solo? Vediamo. Ah no, invece si muove. Mi scusi, signor Vela Nera, ma ci prende per i fondelli? Ehi, dov'è? Ma dove mira? Cosa fa? Pesca nel terreno, pesca? Oh mio Dio, un suo amichetto si è portato? Oh, oi, 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 ehi, ah, il vento soffia, ok. Pugno pescatore. Oh, piano. Ah, ah, grande. Le schivo tutte le sue tecniche. Cosa pensa di fare? Beh, ragazzi, sta andando giù piuttosto velocemente, dico, eh. Insomma, non mi pare tutto quanto questo granché di yokai. Livello 15? Penso che col livello 10 si faceva uguale. Che fa adesso? Scappa? Ah, ok, adesso scappa. Guardate un po' di faccia, mi si è fermato. Vai, lasciami le sfere, lasciami le sfere. Vai, guarda quante. Eccolo! Bella grande quella, sì. Vai, sgancia qua, papino. Ah, ha curato lui, ha curato lui, mi ho capito. Ha incastrato! Eh no, l'ha fatto muovere. Ma ci picchia. Guarda lì come ha scanciato. È ricco questo, eh?
Cerca di scappare, musei, alla testa appiccicata, ma... eccola qua. Dai, dai, inseguiamolo. Picchiatelo che prende un sacco di sfere. Eccolo, dai. Vai. Ricarico quella energia per farlo fino quando arriviamo al laghetto. La strada è ancora lunga, signor Velaniera. Sa quanto tempo ci prende lei? Se ci desse il bonus danni, che quando entriamo inizia con tutti i danni che abbiamo causato durante il percorso, sarebbe già crepato. Torno dal laghetto dei pesci gatto, vai, andiamo anche noi a farla finita. Un pesce, due pesci, tre pesci! Sì, sai anche contare. Fatti sotto, pesce lesso! Perché non gli ho fatto nulla? Perché non era vicino? Perché non gli faccio nulla? Ok, con Usapion sembra che facciamo qualcosa con Usapion. Provo a combattere con Usapion allora. Aiuto! Vai. Non ci sto capendo nulla, come al solito. È un po' pasticciato sto gioco, Non sto capendo se gli faccio male o no. Forse solo con gli attacchi. No, sembra che non gli faccio nulla. Ah, posso anche cambiare visuale con... oh mio Dio. Oh! Oh! Questo è scemo. Posso cambiare visuale anche con l'analog destro. Interessante. Mo lo becco sicuro però. Ok dai, oh. Avanti ragazzi, facciamolo fuori, dai. Eccolo, è andato. È andato. Grandi. Accidenti, sta lotta è stata un pochino più duretta, eh? Mamma mia. E che cos'è? Wow, quante me ne dà questa? Più 1000! Grande. Piuttosto prima o me l'ha data e non me ne sono accorto, oppure non me l'ha data proprio. Però stavolta 1000. Oh yeah. Vediamo un po', cosa ci diranno Falk Cup e Serena? Rango Blasters 4? È così. Ottimo, ora siamo subito, va. Avete sconfitto Velaniera, davvero impressionante. Ma strabiliante. Il nostro allenamento speciale è finalmente terminato. Però che smacco essere salvati dai nostri allievi. Già, non siete più allievi, ormai siete nostri rivali. Bene, il vostro allenamento speciale si conclude qui. Falk Cup, Serena, grazie infinite per l'aiuto. Non c'è di che, sergente Quadro, dovremmo ringraziarvi noi. Ha ragione, questa storia ci ha ricordato cosa è veramente importante per noi. Per colpa dei nostri inutili bisticci durante la missione, abbiamo dimenticato il nostro vero compito, garantire la pace della nostra città. Questo è inaccettabile per The Blasters, ecco perché d'ora in poi ci impegneremo a migliorare e a collaborare con le altre squadre. Dopotutto ci unisce un fine comune, mantenere la pace. Bene, allora è deciso! Oh, ma è tardissimo, dobbiamo andare al laghetto dei pesci gatto! Al laghetto dei pesci gatto, perché? A cena da Velaniera! Alla fine aveva solo bisogno di qualcuno con cui parlare. Ehi, non me l'avevi detto, pensavo di andarci anch'io. Oh, che peccato, beh pare che io ti abbia preceduto. Ah, lo sapevo, è inutile, non ti sopporto. Hanno appena fatto pace ed ecco che ricominciano a litigare. Mi sa che la battaglia per il controllo del laghetto Zucca è destinata a infiammarsi. Ma che problemi hai? Io? Dimmi che problemi hai tu! Si odiano come prima.
Twist inaspettato. Su Yokai Watch Blasters. Gnoco, gnoco, siamo circondati da gnoco. L'incidente non è al centro di comando, ma in corso del commercio. Capitolo 5. Tanto per ridere, il noco ricatto. Non perdertelo. Trisalamandra. Bene, Cuggi, allora io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yokai Watch Blasters, ricco di emozioni. Vi ricordo come sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!